di questi tempi in cui le violenze e le guerre non mancano mai e ogni giorno porta un affanno sempre maggiore. Forse ci siamo ritrovati a chiederci: ma com'è possibile che su questa terra si sia posto per gente come certi dittatori, come certi potenti che fanno massacrare migliaia e migliaia di persone per i propri interessi? Non è possibile che su questa terra ci sia spazio e posto per chi violenta, per chi uccide, per chi sfrutta e ogni altra bruttura che vogliamo mettere in campo. Com'è possibile? Com'è possibile che questo sole scaldi e dia vita a me, che sono assolutamente inoffensivo, esattamente come al killer professionista che si fa pagare per uccidere le persone? Com'è possibile che la stessa aria dia vita a me e al torturatore e così via? Detto in altri termini, com'è possibile che ci sia il male? Come può essere accettabile che ci sia il male? Il tema del male è un tema tremendo. Tutte le grandi tradizioni filosofiche, religiose e quant'altro hanno cercato disperatamente di darci un significato o dare parvenza di spiegazione, no? Da chi ha pensato all'esistenza di un principio maligno, no? Un demonio, un angelo decaduto che si rivolta contro Dio o altre forme similari in altre tradizioni, no? Ecco. Ma fondamentalmente una risposta definitiva alla presenza del male non si è mai trovata. Il male c'è, è insito dentro di noi, no? Come dice Gesù, non è quello che entra nell'uomo che finisce nella latrina, non lo rende impuro, quello che esce dall'uomo lo rende impuro. Parole cattive, pensieri negativi, azioni ancora più negative, questo è ciò che rende impuro l'uomo. Quindi il male è presente ed è presente dentro di noi, è una parte consustanziale al nostro essere. Se abbiamo una parte luminosa, come diceva Jung, no? Fatta di luce, di sacralità, di divinità, no? Luminosa da numen, no? Dal divino. Abbiamo anche una parte diabolica, demoniaca. In ognuno di noi è presente anche la potenzialità di compiere atti inenarrabili, di pensare pensieri impensabili e così via. Sotto questo sole, fondamentalmente, c'è spazio per il bene e c'è spazio per il male. Tutta la vita è un equilibrio, non sempre ben armonizzato, fra il bene e il male, fra la luce e l'ombra, fra la positività e la negatività. Fondamentalmente la presenza del male, ma anche la presenza della morte, in ultima analisi, della sofferenza, eccetera, altro non è che un mistero. Un mistero che possiamo solo cercare di contemplare, ma non possiamo comprendere. La nostra logica non può comprendere la presenza di qualcosa che sembra così assolutamente inaccettabile. In un'ottica contemplativa, non dualistica, allora ecco, no? La famosa immagine dell'Yin e dello Yang, no? Bianco e nero che si compenetrano fra di loro, allora è possibile
intuire, percepire quel senso di equilibrio che sta al di là. Eppure dobbiamo conviverci e camminarci insieme, giorno dopo giorno, che ci piaccia oppure no, perché il male è anche dentro di noi, anzi, è soprattutto dentro di noi. Dobbiamo però integrarlo, elaborarlo, metterlo in equilibrio all'interno del cosmo e del respiro universale. Questa è un po' la provocazione e diciamo lo scopo del nostro vivere, riequilibrare le nostre energie interiori. Sempre da bere anche a chi pesta sangue un disgraziato, perché in qualche modo non è proprio uguale a lui. Chissà perché lo stesso sole scalda il viso anche a te, che non sai far del male a un topo anche se ti fa paura se lo vedi in fotografia. Chissà perché la stessa pioggia dà da bere anche a te, che fai sparire la paura che c'è negli occhi di un bambino stanco che vuole dormire, che vuole sognare in braccio a te. Sul mondo ci può camminare anche chi non sa cos'è l'amore e calpesterà la vita di chi quest'amore lo sa cos'è. Chissà perché lo stesso mondo lo cammini anche tu, che non sai far del male a un topo anche se ti fa paura se lo vedi in fotografia. Chissà perché la stessa pioggia dà da bere anche a te, che fai sparire la paura che c'è negli occhi di un bambino stanco che vuole dormire, che vuole sognare in braccio a te. Chissà perché lo stesso sole scalda il viso anche a te, che non sai far del male a un topo anche se ti fa paura se lo vedi in fotografia. Chissà perché la stessa pioggia dà da bere anche a te, che fai sparire la paura che c'è negli occhi di un bambino stanco che vuole dormire, che vuole sognare in braccio a te.